Buongiorno, buongiorno amici di Bet Italia Web, io sono Guru, buon sabato, 15 giugno, oggi ci carichiamo con del funky perché ce n'è bisogno, almeno dalle mie parti fa un caldo assassino, però ho deciso di tenervi compagnia questo sabato con un'edizione speciale degli Sport USA. Parleremo di baseball MLB, in mia compagnia avremo una puntata un po' più dinamica, un po' più musicale per permettermi di prendere fiato e di bere tra un intramezzo e l'altro, ma preparate il taccuino perché ho tante cose da dire, tante statistiche, andremo a vedere nella prima parte i risultati di ieri e nella seconda parte, come al solito, la lavagna del giorno, perché ci sono tante belle partite e come sempre per i fedeli amici del podcast vi lascerò la free pick in anteprima. Iniziamo col dire che proprio mentre sto registrando sono molto contento di vedere i risultati, giuro, faccio questo preambolo sui canali Telegram e poi non lo cito più, lo giuro, però voglio fare i complimenti perché mentre registro vedo Antonello Morfeo che è trovato ogni giorno con le sue pick statistiche sugli over under di MLB nel canale gratuito Sport USA News su Telegram. Ha segnato i suoi risultati, un quasi tutto verde, bellissimo, dopo il 4-2 dell'altra sera. Siamo 9-1-2 negli ultimi 12 pronostici, finalmente forse sta davvero uscendo, ne avevamo parlato anche nel Bet Italia Daily Show della week 12 nera che aveva passato, forse ne sta uscendo veramente, complimenti, grandi risultati. Vi ricordo che il canale è gratuito e potete entrare e seguire tutti gli aggiornamenti, le statistiche, le mie free pick, i consigli, le giocate di Antonello Morfeo, insomma tutto sugli sport americani. Parleremo anche di NFL ovviamente perché si sta avvicinando l'inizio della stagione. E se volete fare un passo in più potete abbonarvi anche al mio canale Pro MLB sempre su Telegram, ogni giorno ricevete tutti gli studi dettagliati, le analisi e le mie pick sul baseball americano con un piccolo obolo, un piccolo vero abbonamento mensile o per tutta la stagione, siete a posto, supportate la nostra redazione, il nostro lavoro, il nostro show, e vi ringrazio anticipatamente e ringrazio anche quelli che si sono già iscritti. Ieri le scommesse sono andate, sono chiuse con un piccolo profitto, ma ne parleremo dopo. Adesso lasciamo un po' alla musica funky e ci risentiamo tra poco con i risultati della giornata di ieri. Eccomi bello dissetato, pronto per parlare dei risultati di ieri. Intanto vi ricordo che tutte queste pic, come ho detto, le trovate nel canale Pro MLB, e lo studio che faremo, la prima analisi che faremo oggi, sono solo prime idee indicative. Ripeto, per tutti i dettagli, le conferme o meno delle giocate, sempre su Telegram. Ma iniziamo dai risultati di ieri, iniziamo col dire, abbiamo detto del gran rendimento di Morfeo. Noi chiudiamo in leggero positivo, abbiamo dato 7 tips, ne abbiamo incassate 4, però purtroppo tra gli errori c'è la free pick. Io avevo consigliato i Mets vincenti in casa contro i Cardinals a 1,80, i Mets si sono fatti recuperare, hanno incassato 5 run negli ultimi due inning e hanno perso 5-4 in casa, purtroppo. L'altro errore, mi tolgo subito gli errori da addosso, siamo cascati sulla buccia di banana dei Giants, avevo scommesso sui Brewers, -1,5, 2,15 di quota, non solo i Brewers non hanno coperto l'handicap, non hanno nemmeno vinto, hanno perso 3-5 e Zach Davis ha perso la propria imbattibilità personale in stagione. Il terzo errore arriva da Washington, avevamo consigliato una 50-50 value betting di backs a 2,65,
I D-backs hanno perso 7-3, ma una giocata che a questa quota, come commentavo nel canale Telegram, rifarei tutta la vita e forse dopo un buon numero di giocate sarei anche in profitto. Non voglio togliere nulla ovviamente a Max Scherzer, che è un fenomeno, però i numeri sono numeri. Scherzer non gioca da solo, gioca in una squadraccia che stanno a mio avviso. E infatti non per niente ieri si presentava come penultimo pitcher tra gli starter come rendimento nelle scommesse. Oggi parte il peggiore in assoluto ed è un altro grandissimo nome, si chiama Chris Sale, ne parleremo nella seconda parte. Andiamo anche alle casse. Allora, abbiamo incassato, non Milano perché abbiamo incassato la vittoria di Atlanta, oggi potrebbe finire in un altro modo, ma lo vedremo dopo. I Braves gli avevo scommesso 1,72, hanno vinto con una gran rimonta contro i Phillies. Avevo poi scommesso sui White Sox vincenti contro gli Yankees, bellissima quota 1,95 se pensiamo che partiva Lucas Giolito che migliora ancora il proprio rendimento, è il migliore in assoluto al contrario di Sale, tra i pitcher come rendimenti nelle scommesse. Impressionante, 11-2 di team record quest'anno. Veramente ottimo. Abbiamo anche approfittato della giornata favorevole che avrebbe dovuto avere Houston, che infatti avevano consigliato gli Astros a meno 1,5. Houston non ci ha tradito, ha stravinto contro Toronto. Infine non ci ha tradito neanche l'over al Dodger Stadium. Over 7,5, in verità ci è andata bene perché dopo un buon avvio di punti segnati la partita dal sesto inning si è congelata, però 5-3, 8 run totali, 5-3 per i Dodgers, ci è andata benissimo. 5-3 per i Dodgers era anche una delle 5 idee che non avevo confermato, idee non a bilancio, diciamo. Peccato perché ne avremmo incassate 3 su 5 e avremmo fatto un guadagno. Una di queste idee erano i Dodgers vincenti. Avevo consigliato anche l'over 9,5 in quota 2 a Oakland, ma soprattutto ho girato intorno alla quota 2,50 dei Rangers impegnati a Cincinnati. I Rangers hanno vinto. Questa scommessa non l'ho confermata nel canale, non l'ho scommessa nemmeno io. Perché per vicissitudini personali, dopo un'intera giornata passata in redazione, ho mancato questa bella quota. Avevo consigliato anche gli Angels vincenti a Tampa 2,60, poteva valere un investimento, alla fine niente da fare, Tampa ha vinto con Snell. E avevo consigliato anche l'under 4,5 nei primi 5 inning tra White Sox e Yankees, non è stato così, tra l'altro Sabathia sfugge ancora la vittoria. Ok, piccolo stop, poi iniziamo a parlare della giornata di oggi. Rieccomi, rieccomi. Sabato 15 giugno, tante partite in programma, interessanti, preparate il taccuino, ho diverse statistiche e do la free pick in anteprima per gli amici del podcast. Allora, la giornata inizia alle 19:10 italiane, inizia presto, Tampa Bay Angels, ne parliamo ma non ho grosse idee sul risultato, anzi in teoria dovrebbe vincere Tampa, ma la quota è 1,50. Già più interessante il meno 1,5 che va a raddoppiare l'investimento. Infatti abbasso un attimo il sottofondo che non vorrei desse troppo fastidio. Dicevamo, perché dovrebbe vincere Tampa? Perché parte Charlie Morton, in questa stagione è 8-0 con 2-10 ERA. Arriva da 4 vittorie di fila, che dire. Non ha permesso nemmeno una run in 14 inning con 15 strikeout messi assieme e solo un paio di walk concessi. In carriera 3-0 con 4-0-1 ERA contro gli Angels. Angels che partiranno con José Suárez, che ha perso il suo secondo start in Major League. Poco da dire, Tampa dovrebbe vincere, quota bassa però. Passiamo a Baltimore alle ore 22, anche qui non ho grosse idee sul
sulle scommesse al momento, ne parlo perché, come detto, partirà Chris Sale, che è rimasto sempre più solitario in fondo alla classifica di rendimenti nelle scommesse. Cosa dire, non è neanche colpa sua, se pensiamo che lui comunque non sta lanciando male, ma in 11 delle 14 prestazioni stagionali di Sale, la lineup dei Red Sox non ha segnato più di 4 run, quindi poco aiutato dal proprio attacco. Sale è comunque 7-2 con 2,54 ERA in carriera contro Baltimore. Ha giocato già qui in stagione l'8 maggio a Camden Yard, ha messo a segno 14 strikeout in 8 inning con una sola run concessa. Per Baltimore c'è Dylan Bundy, arriva da una sconfitta a Houston, anche lui comunque ha un record peggiore di come stia effettivamente lanciando, quindi non sta facendo troppo male, non quanto dice il suo 3-7 con 4,50 ERA. Su di lui però pende lo 0-3 con 5,20 ERA e 6 home run concessi in 5 sfide lo scorso anno contro Boston dovrebbe vincere, credo che se ne perda un'altra, se perde anche quella di oggi sprofonda nei rendimenti, tanto perché Boston è favorita a 1,30, la run line Boston meno 1,5 si gioca a 1,55. -22,05 San Francisco, free pick, vittoria dei Giants a 2, un bel raddoppino come free pick oggi. Allora, il mio piano, lo dico, il piano per questa serie era puntare su Milwaukee in bella vittoria ieri con Davis e giocargli contro il giorno dopo, perché oggi partirà Bumgarner per San Francisco. I piani si sono un po' stravolti, un po' complicati, nonostante la vittoria ieri di San Francisco, ma io ci credo. Perché? Perché Bumgarner arriva a una sconfitta davvero sfigata domenica scorsa contro i grandi avversari di LA, ha concesso una sola run in 7 inning. Diventerà free agent, squadre interessate a lui ce ne sono, si sta mettendo in mostra, e poi è 7-4 con 2,63 ERA in 12 sfide in carriera contro Milwaukee. In questa stagione in casa ha numeri di tutto rispetto, con 3,71 ERA e 1,12 WHIP. Soprattutto per i Brewers partirà Jimmy Nelson, che ci abbiamo giocato contro la settimana scorsa, approfittando del fatto che non lanciasse da quasi 2 anni. E infatti si è visto, ha arrugginito, ha concesso 5 run in 3 inning nella sconfitta a Miami. In carriera è 4-8 negli ultimi 12 start nel mese di giugno. A questo aggiungo anche che Milwaukee 5-12 negli ultimi viaggi a San Francisco. Quindi free pick, Giants vincenti almeno a 2 di quota. Passiamo alla notte, mezzanotte italiana, Miami-Pittsburgh. Mi aveva interessato, incuriosito la quota, un primo sguardo di Pittsburgh, era 2-10, adesso è pure scesa a 2-0-5 su Bet365. Allora voglio andare ad analizzare perché contro Miami ieri una bella prestazione da 11-0, un'affermazione netta di Pittsburgh, ho detto cosa avranno mai i pirati. Il problema è che partirà Dario Agrasal, che ha iniziato la stagione in doppia A tenendo un 1-1-3-60 ERA in 4 start, poi è passato in tripla A Indianapolis con un record di 4-2-3-47 ERA. Ci sono dei dubbi ovviamente su Agrasal, però potrà essere supportato dall'attacco che ieri abbiamo visto caldissimo per i pirati, soprattutto Marte, che la sta spedendo su Marte davvero, pensate, a giugno sta tenendo una media battuta di 3,89. Per i Marlins c'è un altro problema, perché partirà Pablo Lopez, che non ha mai incontrato i Pirates nella sua carriera, nella sua giovane carriera. Il 23enne ha giocato però 12 partite in casa tenendo un 2,76 ERA. Oltre la pari mi ingolosisce la quota di Pittsburgh, ma qui potrebbe cambiare tutto, ci sono da fare tante considerazioni, lo vedremo su Telegram. Passiamo a luna di notte, New York Mets, San Luis Cardinal. Ieri ci hanno fregato i Mets, oggi potrebbero vincere. La quota è in salita perché aprivano a 1,70, adesso si giocano già a 1,76, almeno stando a Bet365.
Partirà Syndergaard, che arriverà a una gran prova contro i Rockies, 7 inning senza punti concessi. In settimana non è stato benissimo, c'è da dire questo, anche se cerca il sesto start di qualità nelle ultime 7 uscite. Il 21 aprile non ha però lanciato bene a St. Louis, ha concesso 6 run in 5 inning, e stasera contro i Mets c'è anche da considerare che Brandon Nimmo potrebbe non esserci in lineup. Quindi ci sono pro e contro. Un pro potrebbe essere Michael Wacha, che a me non mi convince, è tornato in rotazione dopo essersi sceso nel bullpen, ha fatto bene a Miami, ma ripeto, a me non convince. I Mets secondo me vinceranno 1,76, anche se ci sono da considerare i punti negativi detti prima, anche qui ne parleremo poi più avanti. Alla stessa ora ci spostiamo a Cincinnati, come detto ieri i Rangers li ho mancati a 2,50, me ne dispiace tantissimo. Potrebbero vincere anche oggi, si giocano intorno alla pari a 2, adesso su Bet365 sta già scendendo la quota, quindi attenzione, se vi piace la giocata la potete fermare. Partirà Mike Minor per Texas, che è vero che non vince, non ha mai portato a casa vittorie personali nelle ultime 4, ma ha segnato 4 prestazioni di qualità nelle ultime 5, quindi non sta lanciando male, inclusa l'ultima uscita lunedì scorso. Ha lasciato i Red Sox a 2 run in 8 inning, ottimo. Dopo praticamente ha giocato male l'esordio stagionale, poi ha davvero cambiato passo. Per i Reds c'è Rourke, che ha perso 4 delle ultime 5 uscite. Sabato scorso a Philadelphia ha concesso 4 run, non sta giocando bene. Inoltre ha perso entrambe le sfide in carriera contro Texas, nonostante abbia tenuto un 2-0-8 era. Secondo me Rangers da sfavoriti, se ritrovate ancora almeno a 2 di quota, possono essere una buona idea. Un'altra quota che sta scendendo: ad Atlanta avevo adocchiato i Phillies a 1,90, sono già scesi a 1,80. Giocare su Philadelphia ieri, giochiamo sulla motivazione dopo la brutta sconfitta di ieri, questa è una serie importante contro i rivali di Atlanta, e giochiamo sul beccare Nola in una serata, sì. Aaron Nola sta vivendo una stagione di alti e bassi, ha iniziato ad aprile con un 5,68 era, senza dubbio non numeri da lui, a maggio ha cambiato passo con un 4,0273 era, addirittura a maggio ha messo a segno 11,5 strikeout di media ogni 9 inning, grandi numeri. E poi a giugno è tornata l'altalena, prima uscita, pronti via a San Diego, 6 run concessi in poco più di 5 inning contro il pessimo attacco dei Padres, però subito dopo ha riportato a casa una vittoria lanciando per più di 6 inning contro i Reds, a cui ha concesso 3 run. Mi spaventa un po' il rendimento generale che sta tenendo in trasferta quest'anno, 5 start, 6,75 era. Questo mi fa un po' paura, però Nola ha iniziato la stagione battendo proprio Atlanta, gli ha concesso una sola run, nonostante il carry di 5 walk, una sola run e 8 strikeout. Nola questa sera deve dare il suo meglio, è una partita importante, io vedo favorito a Philadelphia, però se la quota continua a scendere già 1,80 mi piace un po' meno. Spostiamoci alle 2 di notte, Coors Field come al solito linea over under altissima, in mattinata usciva a 11,5, mi interessava così primo sguardo un under, la linea è scesa a 11, però ferma tutto con l'under, ferma tutto perché ieri abbiamo visto un 16-12 dei Padres incredibile in 12 inning, e soprattutto gli starter. Oggi per Colorado partirà Marquez, che ha concesso altre 4 run con 3 home run in 6 inning contro i Cubs, mentre per San Diego c'è Eric Lauer, che non sta giocando arrivava da 3 vittorie consecutive, si è una striscia interrotta bruscamente con 4 run concesse a Washington.
In questa stagione sta tenendo un 6,84 ERA in trasferta, tra cui l'uscita del 10 maggio a Coatzfield, dove ha lasciato 8 run in appena 3 inning nella sconfitta di San Diego per 12-2. In carriera Lauer è 11,45 ERA contro i Rockies, con pessimi numeri contro Story e Blackmon, Charlie Blackmon. Che dire, mi aspetto sicuramente una reazione da Colorado, che in quest'ultimo periodo ha avuto un rendimento impressionante a Coatzfield, però 1,58 con Marquez al via non mi convince per niente. Però allo stesso tempo con Lauer al via mi fermo un po' anche con l'under, quindi per ora lascio in ghiacciaio. Come lascio in ghiacciaio Minnesota Kansas City, ne voglio però parlare perché partirà Jake Odorizzi, grande stagione, 1,92 ERA sta tenendo. Sta giocando alla grande, è il terzo pitcher migliore come rendimenti nelle scommesse. Poco da dire su Jake Odorizzi. Minnesota dovrebbe vincere, è data 1,40, però ovviamente contro i Royals partirà Glenn Sparkman, che non è il massimo, anche se è la sua quarto start consecutivo. Arriva dalla sconfitta a Chicago contro i White Sox, a cui ha concesso 3 run in poco più di 6 inning. Sparkman ha giocato un totale di 7 inning da rilievo contro Minnesota, a cui ha concesso 6 run, non benissimo, Minnesota ovviamente favorito. Ultima partita, Los Angeles Dodgers Chicago Cubs, anche qui non ho idee, però è una delle partite più interessanti della giornata, non ho idee di scommesse. Mi aspetto che vincano i Dodgers, però 1,54 è molto basso in money line. Vedremo la run line, per ora è a 2,10. Perché? Perché parte Wheeler, che arriva da 2 vittorie dominanti, ha lanciato per 15 inning concedendo una sola run, 7 valide, e mettendo a segno 20 strikeout a fronte di un solo walk. Grandissimi numeri per Wheeler, non lo scopriamo di certo oggi. Ha già giocato in stagione contro Chicago, a fine aprile ha concesso 3 run in poco più di 5 inning, è 10,80 ERA in 2 start contro Chicago, ma non mi fa paura questo numero su 2 start. Io credo che i Dodgers vinceranno, anche se la quota è bassa, quindi non accendo questa partita, perché c'è Yu Darvish che al Dodger Stadium se lo ricordano bene, lo stesso giapponese ha detto che si aspetta tanti fischi, dopo la sua breve esperienza qui, disastrosa. Dodger probabilmente vincenti, ma non mi espongo. Ricapitolando, free pick, proviamo i Giants se li trovate almeno al raddoppio. E per oggi abbiamo detto tutto, forse ci ritroviamo domani per uno specialino sempre sul baseball MLB, visto che è l'unica cosa di sport americani adesso che sta andando, quindi stiamo sul pezzo, vedremo. Io spero di avervi tenuto compagnia anche oggi, spero di darvi dei consigli utili per tutti quelli che sono già nei nostri canali Telegram. Nel pomeriggio ulteriori aggiornamenti. Noi ci vediamo o domani o sicuramente lunedì con la nostra puntata del mezzogiorno con il Bet Italia Web Daily Show. Un saluto a tutti e puntate sempre con la testa. Ciao. You wanna see?